Ciao ragazzi, guardate che figata. Purtroppo questo qui sicuramente non è il vero Bitcoin. Ultimamente è sempre più accesa la guerriglia tra quale sia il vero Bitcoin, quindi se il vero Bitcoin è Bitcoin Core oppure Bitcoin Cash. Devo dire che sono stato al Block Show, ho parlato con esponenti importanti del mondo Bitcoin e molti di loro, con mio stupore, erano pro Bitcoin Cash. Quindi sono tornato e ho detto ok, senza fare del fanatismo, andiamo a vedere se ci può stare questa visione pro Bitcoin Cash oppure no. Quindi rispolveriamo degli scritti di Satoshi Nakamoto, ammesso sempre che siano veri e siano i suoi scritti, e vediamo se quindi ci può stare e formiamo la nostra opinione, ok? Poi fatemi sapere cosa ne pensate anche sotto nei commenti. Allora, partiamo da questo, partiamo dal paper che è, diciamo, tra virgolette, la Bibbia, anche se non mi piace chiamarla proprio così, del Bitcoin. Bitcoin è stato pensato come un sistema decentralizzato, quindi peer-to-peer, di pagamento elettronico digitale, quindi senza intermediari, senza una parte centralizzata. Devo ammettere, io sono pro, inizialmente almeno ero, ma lo sono anche tuttora pro, Bitcoin Core. Devo ammettere che, nella fase di novembre-dicembre del 2017 era venuto un po' meno questo paper per Bitcoin Core, perché era più un oro digitale invece che un sistema di pagamento, perché le fee in quel periodo là erano arrivate anche a 200 dollari se non sbaglio, quindi effettivamente non potevi pagarci di tutto, magari potevi fare delle grandi transazioni, però pagamenti di piccolo importo, di piccola taglia, non potevi farlo, dato queste enormi costi di transazioni. Attualmente invece questo punto che era a favore di Bitcoin Cash sta perdendo un po' strada. Perché? Perché adesso, anche se le fee di Bitcoin Core sono un pochino più alte rispetto a Bitcoin Cash, sono attualmente irrilevanti, quindi non vedo più tutto questo problema attualmente. E quindi in questo momento può essere visto anche Bitcoin Core come sistema di pagamento digitale e decentralizzato. Andiamo a vedere. Qual era l'idea che aveva Satoshi Nakamoto per le banche e i governi, per iniziare un po' a capirlo? Satoshi Nakamoto era o una persona che si nascondeva verso questa identità, dietro questa identità, oppure più persone che si nascondevano, probabilmente io penso sia così, dietro questa identità. Allora, sicuramente Satoshi Nakamoto non vedeva con buon occhio le banche, lo si può vedere qua da questa sua scrittura. Devi affidarti alle banche, diceva, però loro dopo prestano i soldi e in sostanza fanno casino, creano bolle e crisi in giro per il mondo, quindi con la riserva frazionaria. Quindi non aveva una visione buona delle banche, sicuramente. Per i governi dice che i governi sono buoni solo a tagliare le teste di aziende o comunque organizzazioni centralizzate, come è successo a Napster, ad esempio. E ora andiamo a vedere le tesi a favore di Bitcoin Cash oppure a favore di Bitcoin Core. Quindi Bitcoin Cash, ricordo che vuole risolvere la scalabilità on-chain aumentando la dimensione del blocco. Dall'altro lato, Bitcoin Core vuole, tramite Lightning Network, un'implementazione nel second layer, risolvere la scalabilità off-chain, ok? Vediamo quello che riusciamo a trovare in queste scritture, sempre ammesso che siano vere e sempre ammesso che siano state scritte effettivamente dal vero Satoshi Nakamoto. Andiamo a vedere se troviamo delle tesi a favore di Bitcoin Cash o meno, ok? Allora, in questa prima email, dopo vi metto anche i link delle email in questione sotto al video in descrizione. Io mi sono letto un po' tutte delle scritture, quello che vi propongo ora è quello che ho trovato a favore di Bitcoin Cash o no, o di Bitcoin Core, ok? Allora, in questa prima email è assolutamente a favore, sembra, di Bitcoin, dell'ideologia di Bitcoin Cash. Perché? Perché dice che se il network dovesse crescere in una maniera così grande, non ci sarebbero problemi perché sicuramente tra magari qualche anno i problemi magari di banda internet o comunque di conservazione dati su hard disk saranno irrilevanti, cioè non ci sarà più problema, ad esempio, a spedire file di dimensioni di due film HD tra qualche anno. E quindi questa prima email è sicuramente a favore di Bitcoin Cash. Un'altra
mail a favore di Bitcoin Cash, o meglio, questo forse era un post su qualche forum, lo si trova quando parla di micropagamenti, dove dice che Bitcoin non era allora pensato per, o meglio, non poteva fare tutti i tipi di pagamento, soprattutto quelli veramente piccoli, quelli quindi micropagamenti, a meno che il costo di hard disk, quindi di storage o di banda internet, continuasse a decrescere. E lui si aspetta, cioè Satoshi si aspetta che tra 10 o 5 anni, da quando scrive questo pezzo qua, i costi effettivamente di hardware e di connessione dati saranno proprio irrilevanti. Quindi anche qui è una seconda conferma che era in quel momento là pro Bitcoin Cash, cioè di quella ideologia là. Un'altra cosa interessante si può trovare qui, dice che il limite, praticamente la soglia, threshold della soglia del blocco, lo si può cambiare in futuro, qualora servisse. Si auspica comunque di non innalzare, come ha fatto magari Bitcoin Cash, se non serve. Ad esempio adesso Bitcoin Cash ha alzato il limite del blocco a 32 mega e in questo momento non è che gli serviva così tanto, perché non è che ha così tante transazioni, quindi se le poteva risparmiare. Però ecco, si ritiene disposto a cambiare il limite di blocco in futuro, sicuramente. In un altro scritto, se lo ritrovo, era sì su una mail di Mike Kern, dice che il Bitcoin è già superiore a Visa, perché potrebbe scalare molto di più di Visa a una frazione del suo costo, e tramite la legge di Moore si può aspettare che la velocità di hardware sarà magari 10 volte maggiore, più veloce in 5 anni e 100 volte più veloce in 10 anni. In altri scritti, sempre Satoshi dice che non è un problema se non tutti riescono a tenere in piedi un nodo, un full node, perché tanto ci sono gli SPV, quindi dei wallet Lite, che non devono scaricare tutta la blockchain, ma si agganciano poi a un altro effettivamente server, un altro wallet. E quindi in questo caso qua Satoshi diciamo che non ha paura della perdita di decentralizzazione per quanto riguarda il fatto di rendere difficile o faticoso a tutti di sorreggere nodi, qualora anche la tecnologia non tenesse il passo che pensa che avrebbe avuto. Effettivamente questo passo che prevedeva Satoshi non l'ha avuto, nel senso, sicuramente adesso hard disk e banda internet costano di meno rispetto a quando ha scritto il primo paper Satoshi, però non è che è calato drasticamente come immaginava. Quindi rimane il fatto che anche in altri scritti, dopo se ve lo trovo ve lo metto comunque il link, si auspica comunque, non si auspica, dice che non c'è problema per il fatto dei nodi, si andranno magari a creare dei nodi, tra virgolette, di professionisti, delle service farm, e altri che si agganciano quindi con wallet che non devono scaricare tutta la blockchain. L'unica nota a favore di Lightning Network, anche se qua non parla riguardo alle transazioni, ma riparla riguardo ai contratti, lo si può trovare sempre nella mail di Mike Hearn, dove parla, se vi leggete questo, parla di una versione rudimentale di Lightning Network, però era per i contratti, non era per tutti i tipi di transazioni, cioè non era per i trasferimenti monetari, almeno allora. Però già c'era, già balenava per la sua idea l'ipotesi di un Lightning Network rudimentale. Adesso ovviamente è stato affinato, però Lightning Network probabilmente parte da qua, già l'aveva pensato Satoshi. Quindi cosa dire? Sicuramente a livello di scritti, sempre ammesso che sono veri e sempre ammesso che li ha scritti lui,
Satoshi effettivamente aveva una visione più da big block, cioè più da aumentare il blocco, rispetto magari a creare sistemi come Lightning Network che permettono di scalare off-chain. Ricordo però che sono scritti ormai datati, quindi non aveva magari una visione complessiva come si può avere ora, quindi era sicuramente una visione di tanti anni fa. E in più io credo che Satoshi non sia da prendere, gli scritti di Satoshi non siano da prendere come testi sacri, testi magari come la Bibbia o il Corano, che è quello là e non, magari non si può cambiare, no? Con tutto il rispetto per le varie religioni. Se fai ad esempio un paper per innovazioni tecnologici o un, non lo so, un business plan, un paper per un'azienda, una proposta di business, devi essere disposto comunque sia a cambiare alcune idee se in futuro ci sono innovazioni superiori e cose così. Quindi non credo che Satoshi, per quanto fosse intelligente, se era una persona o se erano più persone, comunque credo che siano molto molto intelligenti, non credo che siano persone fissate con una determinata idea e la portano avanti fino alla morte, ma sono persone così intelligenti, generalmente sono persone che sono disposte a cambiare la loro idea qualora vengono nuove idee migliori. Quindi io credo che questa storia di la visione originale di Bitcoin di Satoshi non sia da prendere un po' con le pinzette, nel senso non deve essere visto come un testo sacro, come fanatici, come una Bibbia o un Corano. Deve essere preso come un testo ormai di qualche anno fa, dove si era veramente agli inizi del mondo cripto, e quindi appunto va preso con le pinzette. Satoshi non ha avuto sempre ragione in quello che ha scritto, era probabilmente una persona, un gruppo di persone con tutte le problematiche del caso, quindi potevano sbagliare anche loro, sicuramente senza, senza nessun problema. Satoshi, anche se vi leggete tutte le mail, tutte le risposte su forum, eccetera, era disposto effettivamente a cambiare idea, cioè voleva sentire anche l'idea degli altri e era disposto a cambiare la propria idea. Voleva proprio l'aiuto degli altri e scompare. Poi vabbè, ci sono tesi complottisti che è stato ucciso, rapito da enti o governi o chissà cosa gli è successo, oppure si è fatto proprio indietro. Secondo me si è fatto proprio indietro perché Bitcoin non ha un leader, siamo un po' tutti Satoshi. E questa visione di Satoshi è dinamica, non è statica, secondo me. Quindi a tutti i pro Bitcoin Cash che fanno affidamento su questa visione come un oracolo, una Bibbia, dico che secondo me è da vedere in maniera dinamica, perché può effettivamente cambiare e tutti noi siamo un po' Satoshi. Il vero Bitcoin è dato da in parte anche da noi. Quale sarà il vero Bitcoin è dato anche da noi, perché il vero Bitcoin sarà quello che ha hashing power maggiore, sarà quello che ha più transazioni, sarà quello che vale di più, sarà quello che verrà utilizzato di più. E quindi viene scelto da noi. Non importa più l'idea che ha Satoshi, non è irrilevante, con tutto quel massimo rispetto verso Satoshi, ma credo sia effettivamente irrilevante quello che poteva pensare inizialmente Satoshi. Secondo me si è tirato ormai indietro, perché è diventata una cosa di decentralizzata, non c'è un leader, è una comunità che sceglie per il proprio futuro di Bitcoin. Questa, ragazzi, è la mia idea, quindi rimango personalmente pro Bitcoin Core ancora, anche se lascio, diciamo, spazio aperto a tutti i cambiamenti possibili. Io ancora per tutti i fork non ho venduto nessuna moneta, quindi ho tutti i Bitcoin Core, tutti i Bitcoin Cash, Bitcoin Gold e così via, anche se credo che l'unico importante probabilmente è Bitcoin Cash. E quindi qualsiasi cosa succederà, ragazzi, non a me alla fine non cambia niente, perché saremo veramente noi a decidere quale sarà il vero Bitcoin. Personalmente penso ancora che sarà probabilmente Bitcoin Core, però Stiamo a vedere. Questa è la mia idea, fatemi sapere anche la vostra, ragazzi, perché è importante, è sempre un'opinione decentralizzata. Ci vediamo al prossimo video, ciao!